In questa casa non ci sono segreti. La nostra è una famiglia unita e rispettabile. Lo diceva sempre il nonno. Nella nostra famiglia non ci devono essere segreti. Oggi è il mio compleanno. Oggi compio 11 anni. 11 anni nella mia famiglia sono molto importanti. A 11 anni sono una donna ormai. La mamma e la nonna avevano preparato una grande torta con la panna bianca e gialla, al limone, come piace a me. Il nonno e le mie sorelle indossavano buffi cappellini colorati e per tutta la casa palloncini. No, non c'erano altri bambini, no. Eravamo solo noi. Eravamo sempre e solo noi, una famiglia unita e senza segreti. Il nonno fece suonare il suo disco preferito. Lo faceva sempre alle feste e mi invitò a danzare con lui. E io giravo tra le sue braccia forti e il vestito nuovo si gonfiava per il troppo girare. Sembravo una principessa. Angelique, grida mia sorella maggiore, mentre mi afferra per il polso e mi tira via. Dai, vieni in bagno, voglio pettinarti i capelli. In quel bagno mi raccontò tutto il dolore dei suoi 11 anni. Le mani del nonno sotto le coperte di notte, le lunghe passeggiate al parco o a mangiare il gelato alla crema a casa del suo caro amico Dimitri. Lui aveva una casa grandissima, era ricco, a lui piaceva guardarci danzare. Così mi raccontò mia sorella, mentre mi carezzava la guancia. Il nonno conserva tutte le foto di quegli incontri. Lui li chiamava giochi. Bambine, stasera si gioca. Contente? Forza, a farvi belle. Era grazie ai giochi che la tavola era sempre imbandita, i vestiti nuovi e la domenica tutte al mare. Sì, la nonna sapeva. Sapeva tutto. Ma non poteva. Le candeline già bruciavano e la cera cadeva sul pan di zucchero. Era la festa per il mio 11° compleanno. Silenziosamente uscì sul balcone. Fuori c'era il sole e un vento caldo mi accarezzava la pelle. Salii su uno sgabello e volai.